Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore sia con tutti voi. È una gioia sentirci, ascoltarci, perché qua la parola di Dio ci raduna, la parola di Dio ci affratella, la parola di Dio ci guarisce nel profondo, la parola di Dio ci apre alla vita divina, la parola di Dio rende presenti i doni di Dio e concretizza per noi e realizza quanto essa annuncia e promette. La parola di Dio, fratelli, è per noi il pane quotidiano e deve essere tale. Questa parola, come sappiamo, un giorno si è fatta carne nel grembo della Vergine Maria ed è venuta visibilmente in mezzo agli uomini. È questa parola che è alla base della fede del cristiano. Una parola intesa non alla maniera umana, semplice pronunciamento di qualche verbo che esprima dei concetti, è la parola di Dio e Dio stesso che si rivela a noi, si comunica, per cui quando noi ascoltiamo la parola veniamo afferrati da questa presenza amorosa di Dio che infatti libera l'anima, scioglie i cuori, ci libera dall'oppressione, guarisce le ferite che portiamo, ci rinnova. Abbiamo visto nelle settimane passate, fratelli, come la parola di Dio ci invita alla fede, la fede ha un contenuto e sono i misteri che Dio stesso ha rivelato di sé, ciò che Lui ha manifestato attraverso Gesù Cristo a noi uomini. E non solo Dio ha rivelato se stesso, ma ha rivelato anche quello che siamo noi, figli di Dio, essere fatti di carne e di sangue, d'accordo, ma siamo anche esseri spirituali, che abbiamo delle attività spirituali, quindi beni spirituali, abbiamo una immortalità che ci aspetta al di là di questa vita, abbiamo dei beni eterni di cui siamo stati dichiarati eredi per mezzo della fede. E quindi questa parola ha un contenuto, la fede ha un contenuto. Il contenuto della fede è Dio che si è rivelato a noi e la fede naturalmente esige anche una risposta da parte nostra. L'ultimo incontro, nell'ultima conversazione, ci siamo fermati su questo aspetto, come il Signore chiede a noi una risposta alla sua chiamata. Vuole che noi aderiamo a Lui. La fede è essenzialmente una risposta e questa risposta si concretizza in due atteggiamenti fondamentali. Primo atteggiamento è quello dell'adesione di fede, cioè di credere, aderire col cuore, con la vita, col cuore, ci diceva San Paolo, si crede, con la bocca si professa. La fede si vive interiormente, diventa come un elemento costitutivo della nostra anima, del nostro pensiero, del nostro sentire, del nostro modo di ragionare, di programmare. La fede non è qualcosa che teniamo in ballo in qualche circostanza per superare delle difficoltà, è vita della nostra vita. Noi quindi dobbiamo respirare Dio, alimentarci di Lui, camminare con Lui, vivere in comunione con Lui. Ecco, allora la fede ci mette in questo atteggiamento di comunione, di unione con Dio, per cui la nostra vita, anche se non ce ne accorgiamo, e più delle volte non ce ne accorgiamo, quando noi viviamo sinceramente di fede, giorno per giorno ci vediamo trasformati, ci vediamo rigenerati dentro, arricchiti, elevati. Con questo non vuol dire che non soffriamo più tentazioni o sollecitazioni da parte del mondo che sta attorno a noi, da parte della nostra carne ancora corrotta, da parte di Satana, ma come tu metti del lievito nella pasta e quella pasta fermenta, così la parola di Dio, la fede che entra in te per mezzo della parola, giorno per giorno ti alimenta, ti trasforma. Un giorno Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: voi siete puri in virtù della parola che vi ho annunciato. Questa parola che voi avete recepito e a cui avete aderito vi ha purificato l'anima, vi ha resi più puri, più semplici, liberi dalle oppressioni del male. Ora, oltre all'adesione di fede,
La fiducia che noi dobbiamo dare, Dio ci chiama anche al pentimento e alla conversione. Cominciamo dal secondo termine, convertirsi. Per sé la conversione consiste in un cambiamento di vita, meglio, in un cambiamento di rotta. Immaginate uno che va per un'autostrada, per raggiungere una meta, lungo la strada si accorge che sta andando in una direzione sbagliata. E allora alla prima occasione farà inversione di marcia per andare verso la direzione giusta. Questo mondo, fratelli, chiediamocelo sinceramente, dove sta andando? Noi dove stiamo andando? Ma noi che prospettiva abbiamo nella vita? Che cosa vogliamo raggiungere? Abbiamo visto in altre circostanze come l'uomo ha introdotto nella sua storia il peccato, sollecitato da Satana, si è ribellato a Dio e quindi ha cambiato prospettiva di vita. Per cui quando oggi noi parliamo di conversione, noi guardiamo soltanto a quegli aspetti negativi del nostro comportamento che dovrebbero essere corretti, raddrizzati, ma non è quella la conversione che Dio vuole. Quelli sono soltanto degli aspetti. La conversione, prima di tutto, è tornare a Dio. Il peccato del mondo di oggi, della società di oggi, l'abbiamo visto più volte, è vivere senza Dio, fare senza Dio. Adamo ed Eva, peccando, rifiutarono Dio della loro vita. Dissero a Dio: tu esci da noi, non ci interessi più, noi ci salviamo da noi stessi, dirigiamo noi la nostra vita, decidiamo noi ciò che per noi è buono e ciò che per noi è male. È una continuazione in questi giorni, le varie sentenze che vengono date riguardo a certi argomenti di famiglie diverse che adottano bambini quando sarebbe il caso che ciò non avvenisse. Ebbene, anche ultimamente la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza dove praticamente si dice che non esiste più un padre e una madre in famiglia, esistono due che stanno insieme, ma anche le capre stanno insieme, ma quella non è una famiglia. Ci sono dei requisiti, non interessa. Vedete come l'uomo giorno per giorno cambia qualcosa nel suo modo di essere. Ed è tutta una storia di cambiamento, fratelli, non sempre in modo positivo. E allora quando il Signore ci chiama alla conversione, ci chiama prima di tutto a credere in Lui, secondo luogo a sottometterci a Lui perché Lui torni nella nostra vita, a vivere insieme a noi. Allora il credente si pone questo problema: cos'è gradito a Dio? Cos'è conforme alla volontà di Dio? Non ci si chiede mi piace, non mi piace, io penso, non penso. No, qual è la volontà di Dio? È quello la conversione, tornare al Signore con tutto se stessi, accettare che Dio torni nella nostra vita e si insedi dentro di noi. Quando il giorno di Pentecoste San Pietro annunciò agli ebrei radunati che Gesù era risuscitato e aveva adempiuto le promesse che Dio aveva fatto in passato, dice gli Atti degli Apostoli: all'udire questo essi sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quando ne chiamerà il Signore Dio nostro. Pentitevi, convertitevi, cambiate rotta. Il pentimento è questa presa di coscienza dell'errore per cui entra in me la decisione di cambiare rotta. Ecco il pentimento, che non necessariamente deve essere accompagnato da sentimenti di colpevolezza, no, è la coscienza che la coscienza dell'uomo illuminato, vedendo
che è in errore decide di operare diversamente, tornare a Dio con tutto il cuore. E questo, fratelli, richiede ai nostri giorni realmente un cuore sincero, un cuore aperto, disponibile, un cuore povero, come abbiamo visto in altre circostanze, che sia disposto a fare un cammino, disposto a cambiare vita. E per questo allora il Signore stesso dice a noi per mezzo del profeta Gioele: pentiti e torna a me con tutto il cuore, ritorna al Signore tuo Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, ricco di misericordia, ricco di bontà. Ecco allora il pentimento, la presa di coscienza del nostro essere peccatori, che ci porta a prendere delle decisioni di cambiamento di vita, quindi di condanna del peccato e di sottomissione gioiosa alla volontà di Dio. In cosa consiste allora il pentimento? Prima di tutto, fratelli, ci può essere un pentimento vero e un pentimento falso. Quando Caino si sentì scoperto nel suo delitto, egli gridò a Dio che è troppo grave la mia colpa per essere perdonato. D'oggi in poi chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Caino prende coscienza del suo peccato, ma non dice: Signore, perdonami, ho sbagliato. Vive solo di paura. Sono tante persone che hanno commesso dei crimini, hanno paura del castigo, della prigione, dell'arresto, del disonore. Non condannano il male come tale, ma si pentono solo perché hanno paura. Questo è un falso pentimento. Non è il pentimento che Dio chiede a noi. Il pentimento invece che Dio ci chiede si compone di vari aspetti. Prima di tutto, del riconoscimento sincero dello stato di peccato in cui uno si trova. Io non mi devo pentire oggi soltanto perché mi distraggo nelle preghiere. Mi devo pentire di essere lontano da Dio. Dirò: Signore, questa non è la vita che tu vuoi. La mia vita è disordinata. Tu non sei al primo posto. Io non ti amo come dovrei, non ti servo come dovrei, non ti obbedisco come tu vorresti. Ecco allora, il primo atteggiamento del pentimento è il riconoscimento, senza scuse, senza alcuna giustificazione, del proprio stato di peccato, cioè di disordine. Io sono malato, Signore, non riesco ad amare. Dentro di me ci sono le irritazioni perché mi hanno fatto del male in passato e io sono cresciuto pieno di lividure dentro di me, pieni di astio. Ecco, Signore, io sono così, lo riconosco. E riconosco che questo non è giusto e non lo condanno. Ecco il primo atteggiamento del pentimento. Ammettere il proprio disordine, ammettere il male che è dentro di noi, anche se non siamo stati noi la causa di questo male. Tanti di noi, fratelli, hanno avuto bisogno di aiuto da parte altrui per scoprire questo danno che c'è dentro. Questi giorni, parlando con delle persone che mi hanno prospettato il caso di una persona abbastanza anziana che ha perso la testa, mi sono permesso di chiedere: mi dispiace se facciamo la storia di questa persona. Quanto amore ha avuto da suo padre? Beh, suo padre non ha mai avuto amore lui e non l'ha mai dato a quest'uomo. Quanto amore ha avuto da sua madre? Sua madre è morta presto. Lui è come se non l'avesse conosciuto. Cioè, quest'uomo come è cresciuto? In mezzo alla gioia? È cresciuto alimentato dalla fiducia o alimentato da sofferenze, disordini? È cresciuto nel disordine. Ma questo non è stato colpa sua e di conseguenza ha riprodotto nella sua vita quello che lui stesso aveva subito. Ora lui, diremo, non è colpevole, però c'è un danno dentro, un danno che lo porta a far male a se stesso e anche agli altri. E che il primo atteggiamento del pentimento allora è aiutare questa persona a comprendere che ha bisogno di essere guarito dentro, di essere raddrizzato,
perché non sa amare sua moglie, non sa amare i suoi figli, anzi li fa soffrire enormemente. Ma è possibile che un genitore faccia soffrire la propria famiglia? Dovrebbe essere il contrario, eppure sono tanti che si trovano in questo stato. Diremo, non è colpa loro, però il danno c'è. Allora è che la grazia di Dio porta il credente a prendere coscienza del peccato che è lui, perché lo riconosca, lo condanni. Secondo luogo, quindi, secondo aspetto del pentimento, la condanna del male. Tanti di noi non si liberano mai dai loro vizi, dai loro peccati, perché non li condannano mai. Ci convivono, li scusano, ma dopo tutto non è così male come si direbbe, ma poi sa cos'è, sa com'è, un po' di licenza uno se lo può concedere, non è che rubo, faccio quadrare il bilancio perché ho bisogno. Sono tutte storie, fratelli, chi è pentito condanna il male senza mezzi termini. Non basta riconoscerlo, ma bisogna condannarlo con piena coscienza, con piena determinazione. E siccome la nostra volontà il più delle volte non è ben determinato, allora è consigliabile, e la scrittura suggerisce prima di tutto il ricorso alla preghiera, perché per avere dal Signore questo coraggio, in secondo luogo ricorso anche alla mortificazione, alla penitenza, per addestrarsi a saper rinunciare al male che è dentro di noi. Ecco la condanna del male. E questa condanna, fratelli, si manifesta anche in modo particolare nella confessione del peccato. La confessione non è stata inventata dai sacerdoti, come qualcuno ironicamente va dicendo, e tanti di oggi si scoraggiano perché dicono: perché devo andare dal sacerdote a raccontare i miei peccati? No, non è scritto da nessuna parte che tu debba raccontare i tuoi peccati. Sei tu che hai bisogno di dare i tuoi pesi alla Chiesa. È il cuore dell'uomo che ha bisogno di qualcuno che lo sostenga. Infatti io vedo tutti i giorni, quando c'è una persona che fa fatica ad accettare i propri peccati, se si sente accolto, ben voluto, nonostante le sue colpe, si libera facilmente. Tutti abbiamo bisogno di questo. Per questo che la Chiesa allora ci ha dato il sacramento della riconciliazione, proprio perché veniamo aiutati a liberarci. Parleremo in altre circostanze più diffusamente di questo sacramento della riconciliazione, che è un grande dono di Dio, che la Chiesa Cattolica considera come il sacramento della guarigione dell'anima, non il sacramento del processo, dell'accusa, della condanna, peraltro è celebrazione della misericordia di Dio. Ma andiamo avanti nel nostro cammino. Un altro elemento, una componente essenziale del pentimento cristiano è la fiducia smisurata che Dio ti ama e ti perdona, anzi ti ha amato e ti ha perdonato. Quel peccato che è dentro di te, Dio l'ha già perdonato. E i peccati che hai commessi, Dio te li ha già perdonati, perché Dio ha misericordia. E quando tu ti apri con fiducia a quella grazia, che questo dono penetra nella tua vita e ti libera e ti guarisce. Giorni fa una persona è uscita fuori dopo aver pianto a lungo, ma a sua volta era trasformato, era entrato alla confessione con un volto disperato e tornato, è uscito fuori con la fiducia più piena. Perché? E perché Dio è amore. Allora io sono veramente pentito quando confido in quell'amore e mi abbandono a quell'amore. E naturalmente in un pentimento sincero, quando è veramente tale, se ho fatto male a qualcuno, mi porta a riparare, come fece il buon Zaccheo, che invitò Gesù a casa sua, e dopo il colloquio con Gesù disse: Signore, ecco, io oggi do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli restituisco 4 volte tanto. Ecco il pentimento. Hai rubato, ripara. Hai fatto del danno, ripara. Hai carugnato, ripara. Allora sei pentito veramente, perché non ti fermi al dolore, vai oltre
alla guarigione, alla liberazione, alla riconciliazione, al ravvedimento sincero. E il pentimento, fratelli, è una festa. Una volta venne a confessarsi un uomo che, per essere breve, disse: ho fatto tutto tranne che uccidere, ho fatto tutti i peccati. Padre, però, mi disse, quel che l'ho fatto consapevolmente e con cattiveria. E eravamo vicini a Pasqua, quando fu il momento di dirgli di fare una penitenza, anziché suggerirgli qualche preghiera da recitare, gli dissi: tornando a casa, di a tua moglie che oggi ti cucini qualcosa di buono, qualcosa che a te piace, che sia un momento di festa. E se ti chiederà tua moglie perché vuoi questo, dirai: perché dopo 25 anni ho ritrovato la pace. Perché se non fai festa, non è pentimento. Il figlio del prodigo, quando tornò a casa, si voleva autocondannare a rimanere come servo in casa di suo padre, che invece lo obbligò a tornare dentro in casa, a mettersi addosso, a indossare la veste bianca dell'innocenza, cioè la colpa è cancellata, e quindi è una gioia, a mettersi al dito l'anello che dà la dignità di persona nobile, ma l'anello che serviva anche per timbrare i documenti e gli affari, per dire: il padre ti ridà la tua eredità, ti ridà il tuo ruolo in casa. E da ultimo il padre lo obbliga a sedersi a tavola perché faccia festa, perché mangi, cioè ci si nutre di gioia. Se il pentimento non è accompagnato e non si conclude con la gioia, è carente, fratelli, non è pentimento cristiano. Ripeto ancora, c'è un vero pentimento, che è quello che abbiamo illustrato, e c'è un falso pentimento, quello di rodersi dentro come tanti fanno, si autocondannano per tutta la vita a rimurginare, a portare i pesi degli errori fatti. Mi capita con un grande dolore ogni tanto di incontrare una persona, so i suoi segreti, non perché lui me li abbia rivelati, li so per altre vie, ma quella persona non è capace di sorridere, non è capace di alzare gli occhi, ha dei pesi sulla coscienza, e la mia preghiera è perché quei pesi crollino e questa persona si apra alla gioia del perdono e della riconciliazione. La persona che ha gravemente danneggiato l'ha già perdonato e vorrebbe anche manifestare di averlo perdonato, non è ancora arrivata l'occasione, ma avverrà un giorno. Ma questa persona ancora non è libera dalla sua colpa, eppure il Signore è morto in croce per salvarlo. Vedete allora, fratello, la gioia che Dio prova quando un figlio torna a Lui. Si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E allora, insieme a Davide, che nel miserere spesso il suo pentimento, anche noi possiamo dire: crea in me, oh Dio, la gioia di essere salvato, la gioia di tornare a te. E questa gioia, fratelli, è il segno del vero pentimento che è in noi. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato, lavami, sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. E questa gioia, fratelli, è il frutto appunto del pentimento sincero. Ricordiamocelo sempre: il vero pentimento è gioia. Signore, donami questa gioia, la gioia di tornare a te, la gioia di lasciarmi liberare dalla mia oppressione, dalla mia corruzione, dal mio disordine. Dammi la gioia, Signore, di vivere con te, di tornare a te. Come dice il profeta: tornate al Signore con tutto il vostro cuore. E io, Signore, voglio tornare a te con tutte le mie forze, ma tu dammi luce, rivelami il mio peccato, rivelami la corruzione, il disordine che è in me, perché non vivo più nell'inganno di Satana, nelle tenebre, ma vivo nella vera libertà dei figli di Dio. A te, Signore, la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. E tu, Vergine Santissima, Madre di Misericordia, guarda tutti i tuoi figli sparsi nel mondo,
bisognosi di quella misericordia che il Figlio tuo è venuto a fare dilagare sulla terra. Attraverso il tuo amore materno fa che tutti i tuoi figli scoprano questa misericordia, scoprano questa grazia e vivano in essa. Amen. E a tutti voi cari ascoltatori, la gioia di tornare al Signore che vuole salvare questa umanità, non semplicemente dando una soluzione, ma rinnovandola nel profondo del cuore. Perché è tempo che non viviamo più soli, senza Dio, senza famiglia, senza affetti, senza amore, senza amicizia. Dio vuole che viviamo nella gioia. Dice Gesù nel Vangelo: sono venuto perché abbiate la gioia e la vostra gioia sia piena. E questo è anche il mio augurio per tutti voi, e il Signore vi benedica.